DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Se non ti ricordi il titolo, guarda, c'è qua il disco. Copertina. Che bello. The Fray. The Fray. The Fray. How to save a life. Eccolo qua, guarda che bello. Guarda. Eccolo lì. Sì? No, non posso fare a meno di pensare agli stivali. I Frey, ne abbiamo già parlato abbondantemente. Sì, sì. O al portiere anche. Sebastian. Della Fiorentina, sì. Bravo. Anche, ex Inter, giusto? Ex Inter, ex Parma. L'Inter come faceva? Poi è migliorato crescendo, mettiamola campero, così, dai. Diciamo. Aveva bisogno di un po' di tempo. 10.44 di DJ Cam Italia in diretta fino a mezzogiorno con Linus, con Nicola. Alle 11 arriva anche Daniele Silvestri, alle 11:30 arriva Aldo Rock. Eccolo qua. Ma l'appuntamento classico di questo orario, di questa giornata, è quello con il cinema. Il cinema, il appuntamento che si avvale della prestigiosa collaborazione di Nicola Savino, il conduttore di Sky Cine News, ogni giovedì sera a partire dalle 20:30 su Sky Cinema 1. Grazie. Il programma di cinema, punto di riferimento per tutti i cineasti italiani. Fatti da parte adesso che faccio io. Sei veramente il principe del male. Sei il dolore assoluto. Ma fai pure. È un weekend ricco di uscite, quello di oggi. E come sempre noi focalizziamo. Secondo me non è tanto ricco, posso dirti la verità. Diciamo la verità. Come quantità sì, come qualità dipende un po'. Un po' meno. Stessi. Io a Sky Cine News ho detto che era ricco perché noi dobbiamo sempre dire sono tutti belli e tutti bravi. Escono 6 o 7 film. Però a me non piacciono i film che escono. Beh, per esempio, esce un film italiano di Francesca Archibugi che si chiama Lezione di volo. Che forse, un film romantico. Giuro, dai. Che forse è l'unico poi che mi piace. Poi tu sei appassionato anche di India, di cultura orientale. Mi piace, infatti ti questo potrebbe mi anche interessare. La storia dei due ragazzi del liceo, fondamentalmente, sì. di fine anni scolastici, molto uniti, un ragazzo e una ragazza, talmente uniti che i loro amici li hanno ribattezzati, come molto spesso accade, con due nomignoli tipo Pappa e Ciccia. In realtà li chiamano Pollo e Carri. Pollo e Carri. Cioè lui è Pollo e lei è Carri, perché sono sempre appunto insieme uniti. Uno con l'altro. Un po' tra MSC, HVT, un po' quel mondo lì, un po' Gin Corum. Gin e Step, lì, quel mondo lì che comunque mi fa finisce, cagare, però... Finisce la scuola, finiscila. No, voglio dire, sfido te a non pensarlo ormai come sei me. Grande, ormai sei 40 anni. Ormai sono grande. Non ti appartiene più quella. Io ti odio tantissimo, quando dici che ho 40 anni, quando dici che sono ricco. Verità. Tutte cose che io non sento mie. Ma io potrei anche omettere, sai? O la pianti, tutto un prezzo. O metti. Esatto. Allora, appunto, racconta la storia di questi ragazzi che finiscono la scuola, hanno un momento di difficoltà e convincono i genitori che devono fare qualcosa per ritrovarsi. In particolare lui, Pollo, è un ragazzo adottato di origine indiana e quindi convince i genitori di lei ad andare appunto insieme in India. Va bene così? No, va bene. Poi da lì nasce quello che si chiama un viaggio iniziato. Cioè conoscono l'India. Entrambi l'amore, conoscono anche molte esperienze un po' differenti. Lezione di volo con Giovanna Mezzogiorno come biglietto, diciamo, da visita. Di Francesca Archibugi, assolutamente. Poi esce un film di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, è un film che secondo qualcuno si può chiamare docufiction, secondo qualcun altro mockumentary, secondo altri ancora che una cagata prega. Pazzesca. No, nel senso, io ho un'idea, sta per parlare di Death of a President. Sì, me ne abbiamo già parlato. Morto del Presidente, io ho una mia idea. Che è una di quelle provocazioni fatte apposta perché la gente vada al cinema. Non lo so, secondo me. Sì, non è un film, voglio dire, d'azione, né un film d'amore. È un film che potrebbe aggiungere qualcosa. È come guardare quelle cose che dovremmo vedere in televisione ma che non ci sono. Sì. No? No, non ti ho capito. Molto spesso in televisione ci lamentiamo che manchino prodotti, diciamo così, con dei contenuti. Sì. Cioè Rai Edu, Minoli. Questo è un po' un prodotto televisivo, al cinema forse perderà un po' di appeal, insomma. Capito, comunque adesso. Death of a President si parte dal presupposto che George Bush sia morto in un attentato. Ultime notizie, è morto il presidente. Tutto quello che accadrebbe se e cosa sarebbe successo per far sì che ciò accada. Insomma. Cosa sarebbe successo se Bush fosse morto? È il film famoso perché in molte sale italiane hanno rifiutato di proiettarlo per evitare problemi, per dicono, evitare problemi. Con chi non si capisce, con la CIA forse. Famoso anche perché
hanno preso un attore somigliante di corporatura, sì, e nella scena dell'assassinio gli hanno letteralmente appiccicato sopra la faccia di Bush vero, che mamma, si accascia. La tecnologia, sì, vedi cosa sì, fa. Sì, sì. Non come quando fanno Striscia che si vede un po'. No, tutto, spero un pochino meglio. È perfetto, apparentemente un perfetto. Meglio. L'ultimo che vi segnaliamo è L'albero della vita, sì, che è un film che incuriosisce, una di quelle cose un po' sognanti, ambientato nel 1700. Lui è un personaggio appunto importante di quell'epoca, che però vede sua moglie spegnersi, ha una malattia che a quei tempi è ancora più incurabile di quanto non sia oggi, ha un cancro, e quindi siccome lui è anche un po' uno scienziato, decide di fare un viaggio nel tempo, avanti e indietro, urca, cioè arriva fino ai giorni nostri, poi torna nel passato più antico, per cercare di trovare i rimedi appunto per curare la sua compagna. L'effetto è un po' quello di Stargate, vi ricordate? Perché sì, a metà del film pare che abbiano finito i soldi. No! E quindi la prima parte è molto spettacolare, la seconda è tirata via un po' così. Niente, nella prima parte lui cerca, nella seconda lei muore. Ok. Secondo me hanno fatto così. Certo, a un certo punto. I protagonisti sono Hugh Jackman, cioè Wolverine o il prestigiatore di The Prestige, e lei è Rachel Weisz, che è questa bella attrice che ha vinto l'Oscar lo scorso anno per The Coast Unguarded, Gardner, quello sì, in cui lei era incinta realmente, faceva anche la fidanzata di Hugh Grant in About a Boy. Poi escono altri film, tipo il film di Picarro e Picone, sì, ma ne abbiamo già abbondantemente parlato. Asterix e i Vichinghi, un cartone, ma è il 400° di questa saga, e poi Ghost Rider con Nicolas Cage, che fa la parte di un motociclista che ha venduto l'anima al diavolo, sì, punto. Se avete voglia, oh, è lì. È vero, di notte va in giro con la moto con la testa che gli va in fiamme. Chiama Italia. DJ, chiama Italia.